Signori e signori, buonasera e bentrovati. Dunque, è iniziato stanno ormai è diventato sempre... Sono molto contento, allora va bene, giro così, arrivo. Allora, vogliamo preparare una cosa in cucina? Giardinotti. Benvenuto a... Compila quindi va. Benvenuti a Compila, quindi va. Buonasera. Si è spenta la musica? Com'è sta storia? La musica ci vuole. Un pochino di sottofondo. Come va? Come la va? Non so, voglio copiare i saluti. Ogni sera saluterò come qualcun altro, tipo VIP famoso. Alla De Filippi, ben arrivati, ben trovati. Buonasera Muzio. Buonasera. Ben arrivati. Sarà alta la musica, ma abbasseremo un po'. Se è troppo alta, ma non dovrebbe. Oggi ho perso quasi la voce perché ho fatto stamattina un corso, poi ho fatto appena in tempo a mangiare, avevo un'altra call per una migrazione di un server, poi un'altra call per raccogliere, come dire, i requisiti per un corso su Python da fare, e poi stasera c'è la live. Praticamente ho passato la mia giornata collegato alla webcam, e giornata e serata, visto che siamo ancora qui, e quindi stasera non ho acceso il faro perché così non vi abbaglio con la crapa, visto che c'è chi mette anche i temi chiari sul... Volevo proporti al prossimo live un approfondimento sui thread e multithread, cosa ne pensi? Che sarebbe molto interessante, ma prima me li dovrei studiare. stavo leggendo un po' di cose, stavo più che altro ripassando, perché quando mi metto a leggere delle cose poi mi scordo le prime e poi devo sempre rifare il giro, perché non cambia nulla, però usando diversi linguaggi, usando diverse tecnologie, poi inizia a fare confusione, inizia a fare un po' di casino. Sarebbe molto interessante, perché è l'argomento forse un po' più da provare nella pratica, nel senso che abbiamo le librerie, ne abbiamo anche più di una, perché avevo iniziato a leggere il nuovo libro di Primoz, quello sul Delphi High Performance, che c'è la seconda edizione, quindi nel libro con un po' di novità, e mi sarebbe piaciuto provare anche l'OmniThread, perché non l'ho mai provata, l'ho usato una volta perché ne avevo proprio bisogno specifico, però poi è arrivata la PPL in Delphi e mi sono sempre attenuto un pochino allo standard, anche se quella libreria OmniThread ha un sacco di cose un po' più carine, quindi è una dei miei desiderata, quindi potrebbe essere, cioè, sicuramente un argomento interessante, anche perché ad oggi è... bisogna vedere come aggiornare, questa in realtà è la cosa che mi crea meno difficoltà, perché io mando messaggi all'applicazione oppure metto dei timer che vanno a leggere, quindi però mi ero occupato della cosa tempo addietro in occasione di una IT DevCon di tanti anni fa, perché secondo me ormai sono passati anche 5-6 anni, forse anche no, di più no, però dove avevo, perché avevo approfondito la programmazione multithreading con H su .NET, che poi in realtà è un framework Java che è stato portato in .NET, dove c'è una programmazione basata su attori, cioè viene sfruttato il multithreading, però non nel modo convenzionale, cioè dove metti quei dati centrali e poi sincronizzi tutto, esatto, con le queue e le synchronize,
In quel caso sono solo queue, quindi ci sono delle gran code, e quindi lì avevo approfondito un po' del multitrading, ma l'avevo approfondito nel senso di come farlo senza impazzire, senza diventare, senza andare a tirare fuori critical section e altre cose. Mi interessava anche parlarne nel momento in cui c'era il discorso, quando ho iniziato a lavorare sulla libreria di Prometheus, perché la libreria di Prometheus dovrebbe essere multitrading, dovrei averla protetta col multitrading, quindi da quello che ho letto Windows non è thread safe, sì, più che altro non è la VCL, quindi, ma ci sta, perché comunque i contesti dove sarebbe utile che lo fosse sono minimali, perché ci si può lavorare attorno e sarebbe comunque molto più lenta da questo punto di vista. E in generale i componenti che utilizziamo, ma anche molte delle classi, salvo, come dire, dove diversamente specificato, non sono thread safe. Buonasera Giotto Geno. Forse c'era anche la settimana scorsa, mi ricordo di... Il tuo nome me lo ricordo già, però non so se era tempo addietro o la settimana scorsa, comunque ben arrivato. E cosa volevo dire? Per cui, come dire, quella volta che ne ho avuto bisogno ho cercato la scorciatoia, cioè un qualcosa per poterli sfruttare, ma che non mi desse dei mal di pancia, non mi facesse impazzire dal punto di vista della gestione di critical section, di mettere delle risorse protette, creare dei colli di bottiglia. E il framework H mi aveva un po' aperto la mente, perché effettivamente sfrutta, diciamo che è ormai imprescindibile ricorrere a questi espedienti, non lo sono, perché sono a tutti gli effetti uno strumento per la programmazione vera e propria, quindi non sono sicuramente escamotage, cioè programmazione multitrading, mentre una volta magari era appunto per cose in background molto specifiche, adesso sono imprescindibili perché l'interfaccia, soprattutto nell'ambito del mobile, deve rimanere responsive. Quindi su FireMonkey c'è anche la complicazione che tutta la grafica viene gestita a parte, come dire, e quindi da questo punto di vista c'è quella complessità in più. Però ecco, quel framework H che consiglio di andare a vedere, scritto con le K, h.net, il sito non mi ricordo se è anche il nome del dominio, adesso vado a vedere, però è diventato un framework molto, sarebbe bello se ci fosse qualcosa del genere anche per Delphi, però in realtà non è difficilissimo. Peta Bridge, ma è questo? No, questo è un sito che fa dei corsi, ecco, get H, adesso ve lo incollo per informazione. E questo adotta come concetto, nella pagina ci sono un po' di il concetto di attori, ovvero il fatto di sviluppare l'interfaccia facendo fare, diciamo, creando un po' come un ufficio, cioè vari agenti, quindi vari thread che gestiscono una sorta di ciclo in attesa di messaggi, che fa determinate cose, riceve messaggi in input, produce qualcosa e genera un output. Quindi più che eseguire dei thread, avere dei percorsi paralleli, questi vengono creati all'inizio e rimangono live finché l'applicazione gira. E nel momento in cui sono live, partendo ovviamente uno fa un po' da starter, cioè inizia un po' la comunicazione, manda messaggi agli altri thread per eseguire determinati compiti, quindi l'altro thread riceve questo messaggio di qualcosa da fare, tipo dove l'ho impiegato io questo H.net, è un software che elabora delle fatture elettroniche, quindi dall'XML produce dei PDF, gli assegno un cliente di appartenenza in base a dei valori chiave, in base alle partite IVA che trova dentro. Una volta che il PDF va a registrare su un database lo stato di elaborazione di queste
fatture che sono state riconciliate col cliente, sono state stampate, ci sono varie operazioni che vengono fatte in quel programma, e è tutto non sequenziale, ma c'è un thread che fa una di queste cose, e quindi il primo parte riprende tutti i documenti da elaborare e inizia a passarli e vede se una fattura va riconciliata, cioè se è su database associata al cliente giusto, altrimenti lo manda al thread che si occupa di questo. Il thread che si occupa di questo, una volta che ho riconciliato, manda il thread che fa il PDF standard col foglio di stile dell'Agenzia delle Entrate. E quando sono terminate devono finire in un calderone per fare uno zip, c'è quello che zip e salva su un NAS alla fine, quindi un disco di rete. Per cui questi partono scambiandosi messaggi. Il vantaggio qual è? Che questi messaggi non entrano a gamba tesa sul thread che fa un certo tipo di lavoro, ma vanno in una coda, e quindi quando un thread ha finito il proprio lavoro manda un messaggio a quello successivo o a un altro di questi, o a più di questi, perché poi possono anche funzionare in parallelo, che o portano avanti il compito o fanno altre cose, e poi va a gestire il messaggio successivo. Quindi nel momento in cui la catena viene alimentata e distribuisce questi messaggi, questi thread fondamentalmente fanno tutti una cosa sola, ma la fanno separatamente. Quindi in un sistema dove hai una CPU e dove hai dei core, quindi hai, come dire, multicore, questo sfrutta pieno le potenzialità della macchina, scalando in questo caso dentro il processo. La cosa carina di questo framework è che questi attori, questi, come dire, thread che girano insieme in parallelo, si chiamano per nome. Quindi quando devo mandare un messaggio lo chiamo per nome e gli invio un messaggio, poi un oggetto serializzabile, quindi nulla di che. Con poco sforzo si possono portare questi elementi out of process, cioè suddividere non dentro lo stesso programma ma sparpagliarli e metterli su altri programmi che girano su altre macchine, e fare in modo che il messaggio, invece che arrivare da un agente all'altro nello stesso processo, arrivi magari da un agente a un processo che però gira in un'altra macchina, in un altro eseguibile, cambiando solo nella configurazione l'indirizzo, cioè non più sistema locale, nome dell'attore, ma nome della macchina remota, cioè l'endpoint, e il nome dell'attore. Il percorso stabilisce se l'agente è dentro il processo oppure esterno da un'altra parte. Quindi nel momento in cui funziona, se vedo che comunque le cose sono tante, il processo non riesce a elaborare in tempo perché ha troppo carico di lavoro da fare sulla stessa macchina, si può spacchettare questo sistema, decentralizzare tutti questi attori, ad esempio sono 4 invece che 4 thread in un processo dentro una macchina, si possono fare 4 thread in un processo singolo su 4 macchine diverse, e a quel punto è scalato anche a livello di hardware. Però a livello di codice non devi cambiare fondamentalmente quasi nulla, quindi rimane molto, perché si chiamano per nome ed è il framework che dice ok, come contatto questo attore per mandargli questo compito da fare, tra virgolette. Nella configurazione c'è scritto un endpoint, se c'è scritto system o qualcosa del genere è in process, se c'è un indirizzo IP, un HTTPS o qualcosa del genere, vuol dire che deve andare a contattare un server remoto. E quindi molto carino, molto complesso. Poi ci sono politiche di gestione, di creazione di attori che creano sottoattori che vanno tenuti controllati, quando c'è un'eccezione che cosa fare, se muore tutta la catena, se muore solo una parte, se si può risponare, cioè ricreare di nuovo l'attore in modo da gestire l'errore e ripartire in maniera resiliente. Ci sono tutta una serie di cose, è abbastanza flessibile come framework, però almeno a livello base comunque rimane abbastanza semplice. Questo concetto delle mailbox rende molto fruibile quel sistema. Io mi ho illuminato perché ho detto certo, cioè in questo modo faccio multithreading, ma non creo quando devo fare una cosa, perché di solito multithreading, come lo vediamo usato con i classici async await, abbiamo quei metodi che lanciano una connessione, poi si mettono, fanno magari poco altro, poi devono aspettare il risultato, poi ripartono.
cioè è tutto un, è più il tempo che si passa a creare e spegnere dei thread che non, invece in questo caso sono divisi per compito e quindi sono molto più come dire, associabili a una delle CPU. Come vedo sei ferrato, dove ci ho riportate queste belle cose, con anche esempio Delphi. Per Delphi c'è una libreria simile che si chiama Ikara, però è molto vecchia, io ne ho fatto un fork perché volevo lavorarci sopra, poi non ho più avuto occasione, quindi l'ho lasciata lì, quindi per sfruttarla ci vorrebbe qualcosa di simile anche in Delphi. A livello base, quando ho parlato di questa cosa, c'era qualcuno che ha detto, beh, io ho fatto una cosa molto simile, nel senso che ho creato un programma che parte, crea diversi thread e li faccio comunicare tra loro tramite messaggi di Windows. Il concetto è praticamente quello, cioè invece di fare tante operazioni sincrono, si parte, si creano dei filoni e via. Ciao ICS Boix Olaz, Oilo Volaz, che è la crema da viso. Benvenuto, è la prima volta in chat, quindi benvenuto. Si stava parlando di multitrading, quindi non so se in cara, no, Ikara, senza la N, proprio Ikara, proprio, che è molto datata e poi a livello, come dire, prototipale, nel senso che è un tentativo di implementare un sistema di questo tipo, però non è completo ovviamente come H.NET, che ha un sacco di cose in più, quindi quello essenzialmente è molto più completo, cioè ci hanno aggiunto tante altre cose, quindi la dependency injection, quando vengono creati gli attori, cioè l'hanno farcito di tutto quello che serve per creare dei sistemi anche, insomma, abbastanza complicatini, però diciamo che il framework si gestisce un po' tutto lui, quindi alla fine a livello è abbastanza facile. X per amici. Infatti anche a me qui su Twitch mi chiamo Compila, perché Compila quindi va, è troppo lungo, ma ci sta. Quando approdo in qualche canale dove mi conoscono o programmatori o gamer, perché ogni tanto guarda anche gente che gioca, mi accorgono dicendo Compila! Dove Compila? Quindi, ormai potrei farlo diventare il mio nick, anche se in realtà il mio soprannome è un altro, ma qui, essendoci il canale che si chiama così, bisogna dici cosa fai, dici nella vita, visto che così appunto, se per caso sei anche tu impelagato in attività di programmazione, se fai tutta, anche perché poi io cerco di fare delle live alle volte non per programmatori ma per chiunque poi voglia, se qualcuno viene voglia di cimentarsi in qualcosa del genere. Generalmente non è che, come dire, serva chissà quali, abbiamo fatto delle applicazioncine svariate, qualche giochino, qualche cosa, quindi non è, come dire, roba per, o almeno non dovrebbe essere roba per ingegneri, anche perché non lo sono, quindi si cerca un po' di portarlo alla portata di tutti, poi chiaramente uno può piacere, può non piacere, come il pesce ratto, quello di Fantozzi che... ok, quindi veniamo all'argomento. No, comunque ci penserò, però diciamo che dovrei studiarmi un po' qualcosa io, perché mi piacerebbe dilettante sbaraglio. Beh, vabbè, allora quello pure io, quindi... allora siamo in buona compagnia, come dire. Dovrei studiarmelo un pochino, attualmente Rust. E sento molto nominare, qui usiamo un po' un concorrente, cioè usiamo un linguaggio che è un po' un concorrente di tutti, perché Rust è un po' un concorrente di Flutter, quindi perito con Python nel senso morto, oppure perito come titolo di studio. Python l'abbiamo fatto un po' di volte e quindi, tra l'altro, stavo scrivendo una mail proprio stasera perché volevo portare un Delphi for Python a un meetup che abbiamo qui in zona, dove il PyRe, perché io sono di Reggio Emilia, quindi c'è un gruppo che si chiama PyRe, quindi
lavoro in IT da 20 più anni. Allora sei, anche tu, come noi, sei un martire. Sei assolutamente un martire, sei già, come dire, con le spalle già scafato, come si dice. Quindi, per cui no, l'argomento di questa serata era, siccome un po' che lo vedo e mi ha sempre incuriosito, dare un'occhiata a questo, ho messo il titolo nella live, spero di sì, sì, questo Castle Game Engine, che vedo sempre e mi sarebbe piaciuto, partito, esatto, mi sarebbe piaciuto esplorare un attimo, ma giusto per vedere quello che può fare o come è fatto un game engine. Buonasera giovani IT, oppure IT come il cugino IT della famiglia Addams, perché magari è ok. Vedi, stasera c'è un po' più gente, si vede che se spengo la luce non abbaglio chi passa, la gente rimane, se invece la abbaglio con la testa scappano tutti via. Quindi sono Reggio anch'io, allora ci saremo incrociati sicuramente, quindi siamo vicini di casa. Quindi volevo vedere questo game engine che, visto qualche sessione, ma molto rapidamente, qualche mese fa c'era una conferenza online dove c'è un creatore, insomma, open source, quindi è interessante, è un po' spartano sicuramente, non è a livello di Unity o Unreal o cose più, però appunto essendo molto semplice magari uno dice, ha un'idea da sviluppare, se è sufficiente può magari tornare utile, non essendo così complicato. Ciao Vision, comunque ben arrivato, e ho detto diamogli un'occhiata. Io l'ho già installato, però non ci ho fatto praticamente niente, quindi volevo dargli un'occhiata per capire un attimo che cosa ci poteva dare in termini di... Ed è un engine basato su Pascal, cioè sul Free Pascal, volendo pure si può usare anche Delphi, so che Delphi diciamo che è un po' più problematico da questo punto di vista, perché essendo aggiornato ho visto che il Free Pascal è integrato e su quello l'hanno, cioè Delphi è un'eventualità, mentre il Free Pascal è quello su cui lo hanno provato, testato, a parte poi che se viene fuori un exam è che venga prodotto con FPC, con il Free Pascal compiler o il resto non mi interessa nulla, però fondamentalmente ha un ambiente di programmazione dove si mettono giù un po' di elementi, le scene, si mette giù un po' di roba e tecnicamente il codice lo produce lui, buona parte almeno, cioè non tutto, però a livello di logica ovviamente c'è da fare del coding, però ci sono già, come dire, una libreria di componenti già pronta per i vari elementi che si possono mettere nel gioco, come l'eccezione di un input, immagini, uno sfondo. C'è anche un tutorial che volevo fare perché così introduce, quindi io non l'ho mai visto, non che quando li ho visti sia diverso, perché a volte mi incarto lo stesso, però così mi andava di esplorarlo più che altro per capire le potenzialità e che cosa può fare. Poi magari domani ci viene in mente un gioco da fare o così, un indie game. Mi è venuto in mente perché con tutto il casino che è successo con Unity in questi giorni, che voleva mettere appunto la fee da pagare per ogni installazione dei giochi, c'è stata la protesta, adesso mi sembra che abbiano fatto un po' marcia indietro. Poi il presidente aveva venduto metà delle sue azioni il giorno prima di fare la dichiarazione, hanno fatto un po' un casino. Unity è molto utilizzato e quindi a volte ha dei grossi difetti, perché molti dei giochi, io ad esempio gioco a Phasmophobia ogni tanto, che è fatto con Unity e c'è una compenetrazione continua di corpi, vedi delle lingue dentro le teste, però c'ha un po' i suoi difetti, però vedo che molti giochi di quelli clicca, soprattutto quelli horror, Unity è... Però sì, ce ne sono tanti altri, ce ne sono... Ha creato un po' di movimento parallelo. Queste cose rischiano poi di creare un terremoto dove non torni più indietro, anche se c'è un cambio di idea. Perché ad esempio nel mondo .NET c'è una libreria che si usa molto, cioè milioni di download,
per fare dei test, che è NMOC. E l'autore gli ha messo dentro un piccolo plugin che praticamente bad clipping è microfono. C'è un problema col microfono, forse parlo con il volume un po' alto, magari. Quindi provo ad abbassarlo leggermente se è quello. Se invece è clipping di qualcosa. Ah no, parlavi di Unity. Ci ho pensato adesso, stavamo parlando di quello e quindi. Penso, quindi che dicevo, sì, c'è un po' questi difettucci, però questa libreria di test praticamente con la mail va a vedere se sei sponsor, e se non sei sponsor ti mette un messaggio, ti rallenta la build per dirti sì, che poi questa compenetrazione è molto divertente, perché a volte vedi delle palle degli occhi, vedi delle lingue, è un po' strana, però sì, alla fine poi sono videogame, quindi il concept secondo me è quello che conta più di tutti. Poi ce ne sono alcuni diventati famosi, per cui e niente, quindi diamo un'occhiata a questo framework. Quindi adesso io chiudo quello che non serve, anche se adesso di RAM dovremmo averne, perché ne ho messa, l'ho raddoppiata, quindi sono passata da 16 a 32 giga. Avevo preso i moduli sbagliati perché aveva troppa latenza, troppo bassa, e il mio portatile diceva non vedo RAM, eppure la RAM l'ho messa, e quindi dopo sono tornato a più miti moduli, come dire, e quindi avevo preso le stesse megahertz, lo stesso tipo, pensavo che contasse più quello, invece la latenza CL quella, era molto determinante, quindi invece adesso abbiamo 32 giga, e quindi siamo, anche perché lavorando con diversi IDE, Visual Studio, che lanci Docker, lanci il container, poi c'è SQL Server, cioè talmente tante cose in esecuzione che i browser poi sono, infatti ho visto che adesso Firefox tiene di più, probabilmente ha visto che c'è più memoria e quindi, come dire, l'appetito viene mangiando, ne occupa di più, è più performante, ok, però se io metto memoria e tu me ne occupi di più, non ci siamo, perché siamo sempre a quel punto, comunque, vabbè. Questo è tutto un altro discorso, e quindi mi sposto qui, c'è un desktop un po' pittoresco, ma mi ero stancato un po' del blu, questo è il nostro oggetto del contendere, ah, il font è già normale, ok, sembrava ingrandito, però forse sono io che l'ho messo, no, ah, ok, che la foto non cambia, quindi secondo me sono in realtà loro che lo hanno, vabbè, purché si veda, mi sto buttando su Vivaldi, sì, ce ne sono talmente tanti, l'altro giorno ho visto un elenco, c'è Unity, Unreal, Vivaldi, Godot, questo qui che sicuramente è, come dire, minore perché è molto più sconosciuto, però mi sembrava abbastanza interessante con alcuni effetti, ho visto un paio di giochini demo, ma io non vorrei andare a vedere gli esempi, vorrei provare, magari poi li apro per vederli, però vorrei cercare di seguire un tutorial e capire un attimo quelli. Stessi problemi con browser li ho su Linux, sì, ma sono voraci e sono tutti uguali, a Firefox, Chrome, qualunque si scelga, più RAM c'è, più loro se ne pigliano, sono impressionati. Quindi qui c'è un tutorial, tra l'altro, Castle Engine, che io comunque mi leggo, ma magari lo sposto così riesco a leggerlo comunque, non riesco a leggerlo comunque perché poi non vedo. Eh sì, bei tempi quando Bill diceva 640k quella è la storia vecchia, ma ancora mi viene da dire quasi attuale, per cui forse adesso provo a usare il telefono, così magari, no, non va in diretta, sono già in diretta, gestore streaming, chat, come va, ti riesco ad aprire delle interfacce web degli apparati Cisco senza problemi, con Chrome Firefox mi sparo, che non sono magari molto ottimizzati, ah, Vivaldi il browser, è vero,
non è un motore di grafico. È vero che c'è un browser che si chiama, poi c'è quell'Opera che vedo sempre pubblicizzato dagli streamer, che però vabbè, quello non è che mi serva più di tanto. Allora, quindi vado a lanciare, mi ha messo un collegamento sul desktop, forse sì, forse no, sì, ce l'abbiamo. Allora, fondamentalmente usa un compilatore, però non si lavora all'interno di Delphi, all'interno di un ambiente, tranne quando c'è da scrivere del codice, però paradossalmente potremmo anche gestirlo addirittura con Visual Studio Code o cose del genere, ma da quello che ho capito si fa tutto da qui. Quindi c'è la pagina sul sito, che poi adesso lo metto qui, che mi sembra anche giusto. Uso, adesso lo scrivo qui nella consoles, alla console. Mimmo Morelli, questo è l'indirizzo dell'engine, che ovviamente anche loro support us, e ci sono delle preferenze. Ho buttato un occhietto su appunto quale editor utilizzare, Lazarus non trovato, Delphi che invece lo ha trovato, Visual Studio Code. Quindi volendo potrei anche usare Visual Studio Code, guarda, in questo caso come compilare con FPC oppure con Delphi. Mi ha preso una versione secondo me sbagliata di questo, però non riesco neanche a cambiarlo, strano. Comunque vuole usare Free Pascal Compiler, va benissimo. Volendo si può usare Lazarus, che è un ambiente in Momerelli, che è un ambiente simile Delphi, però open source, ha un po' di funzionalità diverse e, come dire, insomma, non lo ritengo proprio uguale, un po' meno polished, magari un po' più meno pulitino. Vabbè, i suoni, quindi per la compilazione, ecco, però al netto di questo molto del lavoro si fa all'interno di questa applicazione, di questo ambiente, che predispone dei file XML, predispone delle cose. Questo è quello che avevo poi visto un po' in anteprima quando ho visto le conferenze, eccetera. Comunque, andando a scaricare, c'è un setup, tra l'altro è cross platform, quindi nell'installazione, install, ce ne sono versioni per Windows, per Linux e per Mac. Quindi questo è un programma cross platform, è fatto probabilmente con Lazarus e il Free Pascal Compiler, anche quello che vediamo, e quindi utilizza, diciamo, piattaforme totalmente open source e cross platform anche proprio per l'ambiente di progettazione. Quindi volendo si potrebbe utilizzare senza spendere una lira, perché è compatibile con Delphi Community, che è gratis, con Lazarus, con Visual Studio Code. Però il suo mantra, mi pare di capire, che sia quello di dire si scrive meno codice e si lavora prevalentemente nell'ambiente, cioè si assemblano degli asset, delle risorse, e si fa il più possibile lì. È chiaro che per implementare una certa logica poi alla fine bisogna sporcarsi le mani, quindi pur avendo Linux eccetera, installando FPC, che è il Free Pascal Compiler, il compilatore, Lazarus su Linux o Lazarus e Free Pascal Compiler su Mac, si può utilizzare su tutti questi sistemi, che non è una cosa. Infatti ho visto che tra i target del gioco c'è anche Android, quindi supporta anche la creazione di giochi da mettere proprio sul mobile, per cui una bella cosina, tutto sommato interessante. Io l'ho già installato, è l'unica cosa poi che ho fatto, e quindi vado a creare un nuovo progetto. C'è qui un tutorial, build your first application, che spiega che appunto con un nuovo progetto c'è questa maschera dove possiamo partire da alcune cose preimpostate oppure da un modello vuoto. Gli diamo questa directory che avevo fatto per testare se compilava tutto, ma non ci ho buttato dentro niente, però è una directory temporanea. Ok, scriviamo, qui non so se cerca un gioco. Avevo visto che l'esempio era quello di un aereo, volevo chiamarlo,
frecce tricolore, ma visto quello che è successo di recente direi che non è il caso, perché mi sembrerebbe anche di... Ci sono anche degli esempi. Ok, dai, prima vado in cancel e apro un esempio perché sono troppo curioso, quindi sono troppo, come dire, FPS game. Eye of the Beholder mi porta un pochino indietro, gioco isometrico 3D, quindi c'è un pochino di roba. Dai, gli esempi non sono pochi, tutto sommato. Un esempio mobile, un esempio di... Fammi provare questo FPS. Quindi questo è il file XML di progetto. Airmachi. Ok, così vado a vedere... Cioè, diciamo, questo è un IDE molto spartano, però ad esempio queste sono viste, se non ricordo male, e quindi facendo doppio clic dovrebbe entrare in progettazione, dovremmo vedere qualcosa. Castle Run, ok, quindi ci sono un po' di risorse, ci sono un po' di cosucce. E come esco di qui? Non lo so, devo un po' imparare a navigare questo ambiente. Però quello che volevo fare era provare a fare un compile, run senza compiling, si può fare, come faccio? Cioè ci vuole prima il processo, cioè prima devo farmi una compilazione, compile and run, allora, proviamo a farlo compilare a vedere se ce la fa. Quindi sono questa roba già pronta, già fatta, e quindi mentre lui lavora... Allora, intanto vedo che sta compilando anche cose dell'engine, perché qui sotto, adesso lo metto tutto schermo, sta compilando dei file pass che sono all'interno della cartella dei source dell'engine, quindi va a compilare anche il framework, quindi probabilmente questo mi viene da dire, probabilmente non lo farà sempre, ma perché appena installato magari fa la compilazione, si crea dei file temporanei in modo da poi poterli recuperare e ricompilare in maniera più veloce. Mi aspetto che le altre build siano... forse la build con Delphi è più veloce, quindi varrebbe la pena provarlo, però mi pare che vada a recuperare una versione di Delphi che non è quella corretta, perché ne ho più di una installata, e quindi... Comunque se arriva in fondo va bene anche Free Pascal Compiler. Qui ci hanno già messo un po' di roba. Mi vado a prendere da bere nel frattempo. Così. Voilà, fulmineo. Quindi Resource String Table. Oh, c'ha un bel... Ricordo sempre che purtroppo c'è anche questa problematica che OBS tiene una marea di CPU, già l'ho un po' ottimizzato perché ho tolto un po' di effetti speciali dalle scene, dal canale, quindi l'ho un po' semplificato, però purtroppo mi tiene una CPU molto, molto spinta, e quindi... Ma neanche tanto, un 3%, però è fisso e quindi a volte, come dire, sì, è un po' invadente, però ci vogliamo fare un po' così. Lasciamolo andare e vediamo che combina. Ci sta mettendo veramente un sacco, eh. Ok, quindi intanto mi leggo, allora, quindi... Qui prendiamo un esempio, noi faremo un progetto vuoto, quindi ci andiamo a mettere andiamo a dargli un nome, quindi di default va a creare una cartella di progetto, un file XML che è gestito da questo IDE per metterci probabilmente un elenco di tutte le cose che abbiamo. Dopodiché crea una vista, la vista praticamente sono le videate che si intercambiano nel gioco, che per chi usa Delphi è un altro tool che lavora a finestre, potrebbe essere preso come un form. Qui però sta compilando veramente una marea di roba. Probabilmente alcune cose le include un po' di tutto, perché questo è un
è un progetto molto elaborato, ci sono molte unit, di solito viene compilato solo il necessario, quindi probabilmente qui si fa uso un po' di tutti, sarà interessante anche, come dire, approfondirlo. Tra l'altro l'output di questa roba è un file eseguibile, quindi un exe su Windows o un file eseguibile su Mac e su Linux, quindi non è una cosa che gira, cioè qualcosa di nativo, è linguaggio macchina, non è un qualcosa che gira dentro una virtual machine che carica un runtime, quindi è abbastanza ottimizzato e diretto, equivalente grosso modo a quello che otterremmo compilando in C++, per dire, però con un linguaggio Pascal che è un po' più leggibile, un po' più... Quindi noi dobbiamo fare un new project, gli diamo un nome, viene creato il progetto, viene creata una vista iniziale, ogni vista è una videata che si intercambia, quindi l'interfaccia, la vista main che mette potrebbe essere ad esempio quella dove andiamo a mettere un titolo o qualcosa del genere. E il principio fondamentalmente, comunque Free Pascal Compiler non è mai stato un fulmine di guerra, lo vedo perché... Quando vedo qui che sta su una unit un bel po', quindi ogni tanto ha del boost, cioè più veloce del compilatore Delphi su Windows, non che fa in pochi secondi anche milioni di righe di codice, non c'è niente da fare. Però, come dire, è interessante averlo anche come opportunità, perché è free, è open source, è cross platform, e quindi anche in termini proprio di... Su Delphi abbiamo compilatori cross platform, quello è vero, ma siamo un po' legati con l'ambiente a lavorare su Windows perché è molto parente di Windows e quindi c'è questo problema. Quindi fatto questo progetto c'è un compile and run e il progetto parte, fa un eseguibile e viene lanciato. Qui abbiamo aperto una delle viste, ad esempio di questo esempio, dove sono stati messi, tra l'altro forse mi fa anche lavorare, sì, cioè volendo, sono stati messi degli oggetti che sono dei pulsanti, qui vedo dei button play, button option, eccetera, cliccandoli, non voglio toccare nulla per non interferire, ad esempio uno di questi pulsanti, qui sulla destra, secondo me il font è piccolo, ma se vado in esplorazione, ecco, così li vediamo. Qui in alto, fammi uno zoom qui, grazie. Qui in alto abbiamo l'albero dei componenti, quindi con i drag and drop possiamo portarli sopra, sotto, possiamo farci varie cose. E qui sulla destra, quando selezioniamo ad esempio il button play, abbiamo un po' di proprietà che possiamo andare a impostare. Sono filtrate, divise per quelle base, quelle legate al layout, quelle legate per gli eventi, oppure qui ipotizzo, la butto lì, poi magari mi sbaglio, ma li vediamo praticamente tutte indistintamente se sappiamo cosa cerchiamo, e quindi però sono abbastanza dati a livello, nel senso che abbiamo proprio un visible, gli allineamenti per il testo che compare sopra, probabilmente l'image Castle Image Persistent, ci sarà, immagino, un mucchio dove noi andiamo a mettere le nostre risorse come immagini e da qui le richiamiamo, cioè non è che nel progetto ci sono tre repliche dell'immagine, ci sarà una volta sola e verrà, come dire, molto Lazarus, sì, molto Lazarus, molto Delphi, quindi molto da questo punto di vista c'è un effetto sopra, e cliccando sugli eventi si andrà a fare qualcosa. Immagino che per le cose più semplici, tipo caricare una vista, non ci sia molto di più da fare, perché vedo events, non è possibile usare l'editor, you have designed events using code. Ah, ok, quindi c'è ancora del lavoro under construction, ma sta ancora compilando, non avrei mai dovuto lanciarlo, però sono curioso di vedere quello che produce, perché è proprio l'object inspector di Lazarus. Vabbè, sì, sicuramente io Lazarus l'ho usato poco, quindi Lazarus, quindi comunque è fatto discretamente bene, è abbastanza puntato, chiaro, stabile, ci sono i colori. Questo info, ok, sono informazioni generiche. Sul layout c'è una
una facilitazione per l'ancoraggio dei pulsanti, per dire dove si aggancia col bordo data la dimensione o i margini. Quindi diciamo che a tutti gli effetti non sembra in questo frangente nulla di più, nulla di meno che quello. Oh, arrivati in fondo, linking. Non mi ricordo se gli ho dato anche il run, però il run gliel'ho dato. C'è un loading, non so cosa dovrà caricare. Spengo un attimo la musica, così sentiamo la musica di questo coso. Il problema è che abbiamo la scheda grafica impiccata perché OBS lo usa. E quindi una musica un po'... Beh, direi che sotto vedo che sta continuando a lavorare, no? No changes to save. Ah, mentre muovo va a salvare la configurazione, fa delle cose. Ha una musica un po' strana, non ho idea di che cosa, di che gioco sia, però mi sa che in live laggerà un pochino perché non sarà senz'altro organizzato, quindi so, a parte che sta girando, quindi era agganciato al debugger, secondo me quale sicuramente, quindi anche per questo che comunque molto lento, dovremmo fare quit e lanciarlo esternamente. Allora, perché se abbiamo un debugging, un tracking, chiaramente lo rallentiamo, altrimenti gli effetti non riesco neanche a interromperlo, per cui ah, forse è arrivato. Non ho idea di che cosa io debba fare, presumo sparare a questi palloni forse. Ah, ma mi posso spostare in questo caso. Ok, ho ammazzato il tizio. Con questo è abbastanza, infatti c'è un FPS che fa paura, ma nella presentazione di Embarcadero l'hai visto il creatore del framework? Sì, cerco di interromperlo. Board the game. Proviamo a lanciarlo da fuori e vedere se migliora un pochino. Run without compiling, oppure potremmo anche dirgli di darci, come dire, di farci aprire nei file la cartella Open in File Manager. Ok, qua da qualche parte dovrebbe esserci il file compilato, anche perché compilation non del gioco, del framework. Sì, sì, del framework, sì, sì, intendevo. Avevo capito. Sì, l'ho visto, no? Non mi ricordo precisamente i connotati, ma ciò che i capelli lunghi mi ricordo che aveva. E c'è un exe da qualche parte, perché l'exe l'ha creato, sono quasi sicuro. Qui c'è un obj, file o, file object. Pare strano che non abbiamo un exe da nessuna parte. Qui ci sono i semi compilati, i file ppu, forse l'ho messo altrove. Dove la può aver messo, vediamo. Name, non c'è una sottocartella, no, allora deve averlo messo da qualche parte. Castle Engine, FPS Game,
Ah, è qua. L'ha messo a primo livello. Vediamo se lanciandolo esternamente... No, perché in live ho giocato anche a giochi ben più complessi, quindi... Qui non dovrebbe tenerlo tracciato, quindi dovremmo poterlo... Qui dovrei provarlo anche, come dire, fuori dall'ambiente. Forse è un po' più svelto, ma non è così fulmineo. Gli FPS sono un pochino... Ma questa canzoncina triste un po'. Sì, rimane comunque un po' lenta, quello sì, però... Non ho idea di come spostarmi. Ah, così mi ruoto. Ah, ok, la classica sequenza. Strano che il mouse non mi venga, però mi comandi un po' da rivedere. Sono io scemo che ho portato fuori il mouse per andare a... Ah, ok, adesso ci siamo, ok. Ok, questo l'ho suicidato. Questo è un gioco un po' strano, un po' morto, come... Diciamo che l'intelligenza artificiale lascia un po' a desiderare. Però mi piace come schiattano. Qui ci sono delle librerie dell'IKEA. Il tavolo dell'IKEA. Anche sui comandi dovrei... Qualcosa mi dice che è già finito, no? Abbiamo anche la scala, attenzione. Saliamo e andiamo a prendere... Non c'è più una mazza qua. Ah, ok, mi sono buttato giù. Ho già trovato le backdoor. Anche i passi sono un po', sembra che stia schiacciando dei biscotti o qualcosa del genere, non so. Ti ho trovato, bastardo. Sembra appunto... Qui da dove sono entrato? Sì, ok. Qui c'è ancora il morto. Lo calpesto un po'. Cosa mi dice che li ho occupati tutti e quindi... Aspetta, magari qua si apre o qualcosa del genere. In realtà avrei anche la spada, ma no,
non so se la posso utilizzare. È un castello un po' povero, come dire, però ovviamente poi è un esempio dimostrativo, quindi bisogna pretendere chissà che cosa. Cercavo di capire se c'era altro da fare, ma da quanto capisco al netto del che è una demo, sì, però proviamo a buttarci. Molto una demo, sono nel limbo, ragazzi. Sono finito nell'iperspazio, quindi ok, ma anche i credits, questo è fatto dal team. Dai, così qui è un pochino più fluido leggermente, però come dire, ok, diciamo che qualcosa si può fare, forse ci sono, mi devo far aggiustare questo mouse, anzi ne ho ordinato un altro perché sound backend closed. Ok, allora questo facciamo un close, no, non salvare, facciamo new project. Quindi partiamo dal nostro new project e andiamo a fare qualcosa reattivo alla nostra musichetta, così va da sottofondo. E ok, andiamoci a creare il... qui non mi dà un suggerimento... sul ok, chiameremo il gioco, lo chiamo Fly Down, vola basso, così Fly Down, my project name, Fly Down, project caption, Fly Down, ok, create project, quindi dovrebbe crearci sul disco una cartella, quindi abbiamo una sorta di browser di file qui sotto che va andato a creare parte file gitignore, un file pass con la logica, questo è l'XML del progetto, e poi c'è il file Delphi project, perché con Delphi ovviamente possiamo, o con Free Pascal Compiler possiamo andare a compilare. Qui abbiamo l'output in fase di compilazione, quindi il nostro progetto è già salvato, save, ok. Qui abbiamo le viste di quando sono state create e modificate, abbiamo la main, qui c'è il data, quindi vado a seguire un po' il tutorial così mentre leggo. Per cui il mondo della tua ostrica adesso, sì, peccato che nel mondo che ho visto prima l'ostrica aveva dei bordi dove si finiva male, comunque... Design user interface, overview, create empty project, ok, l'abbiamo fatto. Quindi qui sta appunto a spiegare che queste view sono le videate, quindi le videate o comunque le aree dove si sviluppa l'azione di gioco, o i menu, o non so, il punteggio, quello che vogliamo. Per cui creiamo un progetto vuoto, perfetto, quello che viene creato è una vista di main, che ha questa estensione game view main, questa estensione un po' lunga, casted user interface, non so perché hanno usato questa estensione così lunga, ma va bene, ok. Quindi legato a questo c'è anche un file pass, quindi quello è sotto data, e c'è qui la user interface, con doppio clic si apre, e quindi abbiamo la
sotto code abbiamo game initialize e game view main, che è un po' il code behind di questa vista. Quindi questa è la vista. Se clicchiamo, selezioniamo il gruppo, che è, diciamo, è la root di quello che possiamo mettere qui dentro. Ok, questa main è anche un singleton, cioè quindi viene creata di default come principale. Mi dice aggiungiamo un'immagine di sfondo, quindi c'è questa mountain background, un'immagine che vado a salvare adesso su disco, poi la faccio vedere. Mettiamola in, beh, potrei salvarla nella cartella data, qui dice, quindi la cartella data contiene anche eventualmente degli asset, come si chiamano, save, quindi l'ho messo sotto data, dovremmo vederlo. C'è questo carino che ci fa anche l'anteprima qui sotto, quindi ci fa vedere, è un'immagine molto piccola, quindi per far da background non so come funzionerà così piccola, ma mi fido di lui. Ho perso anche OBS, ma c'è ancora, ok. Mi fido di lui, quindi per cui, ah beh, voi non la vedete perché c'è il mio testone davanti, quindi è questa qua, questa immaginina qua sotto background. Non penso sia riscalata, perché dice larghezza 272 160, secondo me è proprio piccola piccola. Comunque ok, quindi vado a vedere un attimo cosa mi propone di fare. Va messa sotto data, quindi con right click nell'editor file è possibile aprire il file manager e vedere l'immagine. Ok, copiarla lì dentro. Ok, io l'ho già salvata direttamente lì dentro. L'editor fa vedere una preview in bottom right corner, quindi ok, quella che abbiamo visto prima. Abbiamo anche un alternativo industrial background, quindi c'è uno sfondo, ma usiamo questo. Double click on the Gav Custom Main User Interface. Yes, tanto poi è sempre questa, quindi ce l'hai già aperta. Per aprire l'editor User Interface Design, quindi questa è un'interfaccia per andare a progettare l'interfaccia utente. Aggiungeremo dei nuovi controlli. Ok, right click su gruppo 1, che è root component, aggiungiamo un controllo add user interface image, quindi su questo group add user interface. Ah ok, c'è proprio una rosa di non riesco a farlo zoomare, quindi non so come mai, però ah, perché il tasto control forse fa lo zoom, va bene, tanto si vede. Abbiamo n elementi da poter mettere, integer, slider, label, dei button, delle checkbox, il crosshair, che non ho idea, sarà un cursore a croce, qualcosa del genere. Quindi noi mettiamo un image, image control, ok, perfetto. Quindi image control dal menu dal context menu. Carichiamo l'immagine dalla URL property, quindi andiamo, selezioniamo l'immagine che poi in realtà è già selezionata, quindi c'è la proprietà qui URL, col click ci dovrebbe far selezionare l'immagine. In realtà poi lui qui scriverà un indirizzo del tipo castle data, da quello che vedo, ma perché non fa più... Probabilmente ci sono degli shortcut che sono catturati da questa applicazione. No, c'è castle data, sorry. Ok, tiralo via. Come si esce da questa cosa? Ok, dicevo, c'è castle data mountain.
quindi lui si è salvato, giustamente, che fa riferimento alla cartella dei dati, perché poi le risorse sono tutte, vengono tutte embeddate, cioè incorporate dentro l'eseguibile. Questa è l'immagine, ok, come dicevo è abbastanza piccola, quindi una volta che confermiamo l'URL, l'immagine è relativa alla special data directory, quindi ok. In un typical game tutti i dati vengono referenziati in questo modo perché vengono poi pacchettizzati dentro l'applicazione. Ok, impostiamo il nome dell'immagine a image background, dice, lo possiamo fare da qui con un click qui su name, oppure qui con un click, un doppio click, e dobbiamo chiamarla image background. Ok, quindi o sul name o su quello. Poi image is very small, il nuovo progetto usa UI scaling, simula una finestra di 1600x900, l'immagine è molto più piccola, quindi dobbiamo mettere un stretch a true, anche perché questo non ci consente di ridimensionarlo apparentemente, quindi se mettiamo stretch a true vuol dire che decidiamo noi le dimensioni dell'immagine ed è l'immagine che si adatta e ci segue in qualche modo, quindi ok, però fa veramente schifo, però ok, forse possiamo muovere l'immagine liberamente. Voglio aggiungere position nel prossimo step, quindi per il momento la posizione è quella che è, verrà aggiustata dopo. Mi dice di mettere proportional scale a enclose per mantenere comunque le proporzioni. Proportional scaling ps enclose. Ah ok, perché fit ok, ce la mette, diciamo la rende compatibile, e enclose la rende, si allarga, non ho capito bene cosa fa. Mantiene sempre l'aspetto originale dell'immagine. Pensavo che fosse il fit facesse questo, ma forse il fit fa un'altra cosa. Quindi switch to the layout tab e imposta l'immagine a 1600x900. Ok, quindi layout, larghezza 1600, altezza 900, quindi diventa bella grossa. Il progetto, la user interface del progetto scala 1600x900 di default, quindi è valido mettere tutte le size e le posizioni con questo riferimento, perché tanto ci pensa poi lui a riscalare e a sistemare l'interfaccia, quindi ok. Se mettiamo proportional scale to fit con frazione a 1 in altezza eccetera, mantiene comunque la scalatura. Ok, per rendere l'immagine, metterla al centro, andiamo nel layout tab, ok, e pigiamo il tasto più in mezzo, che vedo che non fa nulla. Click the move to the anchor button to change the image position right now the center, quindi ok, questo è il punto di ancoraggio, vuol dire il punto a cui si riferiscono le coordinate, quindi se io lo metto a 0,0 dovrebbe move to the anchor, ok, finisce esattamente al centro. Però siamo sicuri che... No, va bene. Che vada bene così. Però scusa, col fit non è meglio come... Anchor. Move to the anchor. Show side. Non fa niente. C'è lo stretch, c'è proportional enclose, ok, stai lì, che devo dire, poi non capisco se finisce qui o ce n'è ancora, perché
Ah, ok. Ero io che non avevo un layout ben riscalato, ok. Hai la property full size. Full size questa che si adatta al... Vabbè, qui non, nel tutorial non me lo fa selezionare, ma lasciamolo così. Allora, when done, resize the game window. L'immagine dovrebbe stare sempre all'interno della finestra e noi direi che l'abbiamo anche messa, come dire, quella faccia del rimpicciolimento. È un po' esagerato, ok, quindi ok, rimane sempre più o meno riscalata, brutta ma riscalata, ok, quindi va bene. The background image è pixel art, ha una risoluzione bassa e se lo allarghi come abbiamo fatto fa schifo, quindi è meglio riscalarla senza smoothing the colors, quindi senza fare i colori. Set smooth scaling a false. Ah, ok, quindi lui dice uso un po' di anti-alias o così e quindi lo fa molto come dire sfumato. Se tolgo questo, ah, ok, okay, questo è molto pixel art, ok, sembra molto 8 bit versione, mi piace già di più, molto meglio rispetto al as a final touch posiziona label FPS sotto l'image control per metterla di fronte all'immagine di sfondo. Ah, perché c'è la label che mostra i frame per secondo, quindi io la porto sotto perché essendo un albero così in realtà la vedo sopra e quindi non so se intendeva sotto così gerarchicamente oppure to be below, below nel senso sotto qui, cioè sempre nel group ma come dire così e questa sotto oppure proprio dentro, non lo so, adesso vedo forse c'è uno screen, vediamo se mi fa vedere meglio. No, infatti era sotto, era esattamente così, va bene, quindi lo screen è perfetto. Tra l'altro qui ci lavora in add player image un plane, un biplano, abbiamo un biplano che invece è enorme, retro gaming puro, adesso si vede, sì la label invece il biplano è gigante, è questo razza di biplano qui, ok, la vado a salvare nello stesso cartella dei dati così ce l'ho nelle risorse. Che ci devo fare? Aggiungi un nuovo image control come figlio di image background, ok, quindi devo cliccare su image background e dire aggiungi nuova dalla user interface image control, immagino che ok lo metta come figlio perché l'ho cliccato da qui. Se hai messo un mistake puoi trascinarlo, ok, se questo fosse finito qui lo possiamo trascinare, quindi da questo punto di vista sta lavorando meglio che l'Explorer View, la Structure View di Delphi con i componenti visuali che ad esempio in FireMonkey mi fa impazzire a volte, ma ok, quindi ci siamo a questo momento e quindi questo immagino sarà poi il giocatore. Ah, tra l'altro ci scrive anche image control 1, image control, ci scrive anche le caption, forse perché non si vede. Drag the control, qui siamo a posto. La relationship, la relazione tra le due cose, indica che l'immagine del player è relativo all'image background. Sì, ovviamente essendo figlio dell'image background, se spostassimo o riscalassimo quella di sfondo si riscala anche questa ed è ok. Image ground position, the player will keep the same place regardless, cioè in base a dove la metti chiaramente diventa il sistema di riferimento, ok. Sistemiamo l'immagine, name to image player, ok, stavolta vado qui, scrivo image player, ok. Impostiamo l'URL all'immagine, se la dimensiono automaticamente così vedete quanto è
grossa questa immagine. Quindi abbiamo un cielo di pixel piccolissimo e questo pilotone che è gigantesco. Ok, quindi the plane image is quite large, ma va, vuoi dire. Mettiamo stretch to true e proportional scale to include, quindi stretch true, che è stato piccolino, e questo va messo a enclose. Ok, e move resize it to a nice position and size. Ok, qual è la nice position and size? Però dipende da cosa uno deve fare, perché magari è così, magari deve essere il doppio, quindi molto più grande, non lo so. Vabbè, facciamolo lì e poi vedremo se ci sono degli ostacoli e non riusciamo a passarci attraverso. Remember to save your design, press Ctrl S o menu item design save. Design save. Ah, ecco come si esce, design close. È perché io chiudevo la finestra, ma praticamente chiudevo sempre tutto il progetto e mi trovavo al... fino ad ora non abbiamo scritto codice, abbiamo solo modificato questo file Castle User Interface, Castle, che poi secondo me se lo vado a vedere, perché sono curioso, forse è binario, però potrei quasi aspettarmi che sia un XML o qualcosa del genere. Guarda, mi ci gioco, lo carico da qualche parte perché sono curioso, è un JSON, ok. Qui siete curiosi, questo è il contenuto, full size, class name. Ok, non è un DFM, però dai, ci sta che si usi questo formato, anche perché è molto portabile, quindi è un file JSON. Ok, quindi vuol dire che magari se c'è qualche problema qui nell'ambiente si può anche andare a taroccare a mano o prendere delle cose. Ok, you can run the application e vedere che mostra due immagini in qualunque posto le hai messo. Ok, quindi io dovrei fare compile and run, sperando che non ci impieghi come l'altra volta 40 minuti, ma un po' di pass li ha già autogenerati. No, li sta rifacendo tutti. Li sta facendo tutti perché il bastardo... scusate il termine, li va a mettere nella cartella, metti i semi compilati nella cartella del progetto, e quindi ogni progetto ricompila, quindi forse non lo fa tutte le volte, però per ogni progetto nuovo, siccome lo va a copiare nel... Io però non ho usato tante cose, quindi non ho messo 3D, non ho messo, quindi spero che ci impieghi molto meno rispetto all'altro giochino. Mi pare che abbia già skippato un grosso pezzo, perché comunque supporta un sacco di formati di immagine, di tutto il PCX, che non lo usavo da Penshop Pro nel 97, il formato PCX, quindi ok. Poi c'è Access Design Components in the Code. Ah, tra l'altro c'è anche un tutorial su questo ambiente del Object Pascal moderno, quindi è utile anche per impararsi un pochino di Delphi o di Lazarus, se uno preferisce usare quello. Per accedere al codice, io penso di aver configurato Visual Studio Code, ma perché è più sbrigativo, se no non riusciamo. Aggiungeremo l'image player e vogliamo modificare le sue proprietà usando Pascal Code, quindi code open project in code editor. Ok, proveremo ad aprirlo adesso, lasciamolo finire, così ci prepara questa roba Hog Vorbis, X3D, diciamo che supporta una marea di tecnologie, cioè comunque non si sono fatti un... Cioè, comunque abbastanza ricco questo template. Secondo me non è il massimo dell'ottimizzazione, se vogliamo dirla tutta, anche se poi il gioco di prima, che è un po' terribile, però l'avrei dovuto provare off live, perché comunque mi tiene un po'... Per come l'ho messo, ho la musica in funzione, ho delle cose in funzione, quindi mi
stanno occupando anche delle risorse sia di CPU che di... No, probabilmente non è il massimo dell'ottimizzazione, non è ovviamente Unity, però non è tutto sommato malvagio se si riesce a fare qualcosa, diciamo anche un qualcosa di interattivo per intrattenere, oppure anche darlo a qualche a un bimbo, che comunque un bambino o una bambina che vogliono un attimo entrare al posto del solito onnipresente Scratch, può essere un qualcosa per il momento ancora utilizzabile, perché fondamentalmente sì, c'è un po' di inglese, questo è vero, però comunque siccome la nuova generazione Z è molto più efficiente da questo punto di vista di noi, secondo me non ci dovrebbero essere grossi problemi. Quindi vabbè, prova a aprire comunque il progetto nel codice mentre lui fa le sue cose. Quindi se qui gli dico devo andare su code, devo scegliere questo e devo fare una open. Ok, quindi se faccio open cosa mi va a aprire? Già Studio Code, perché gli ho configurato questo, anche perché non mi aspetto di scrivere. Ah, in realtà mi ha aperto tutta la cartella, però con questo file già pronto. Io ho un profilo da usare del Filike, così, con il server LSP di Delphi, quindi il server che dà a Visual Studio Code le informazioni per poter interpretare. Mi manca il file LSP che dovrei generare con la compilazione, quindi quello effettivamente è un problema, però quantomeno lo vediamo un po' formattato. Quindi lui dice faccio la game view, la main view, molto dell'application logic avviene qui, BSD, GPL, abbiamo l'uso di qualche unit, castle control, key mouse, label fps, ci manca, mi sembra, l'immagine. Ah, però questa è la view main, qui gli viene detto qual è la user interface. Ok, start inherited, update, ok, update, probabilmente è l'update che si mette colori, ma al posto degli asterischi immagino ci sia scritto dim orribili, ok, orribili mi risulta censurato, ma perché c'è l'auto mod, ma sono perfettamente d'accordo del mio editor, ma questo perché non ho messo un tema, come dire, un pochino più, diamo un color theme classic, no, un po' troppo classic. Questo è magari un po' troppo chiaro, perché so che c'è gente schizzinosa. Twilight, Delphi Plus Origin, Light Visual Studio, Light Modern, Light Plus, Quiet Light, Dark, Delphi Classic, Delphi Twilight. Ma il mio standard, che a me piace tanto, dov'è? Non mi ricordo, mi piace così tanto che non mi ricordo come si chiama. No, questi sono non un pugno in un occhio, ma ben due. Lasciamolo così, che è molto più rilassante, via. Ok, quindi qui c'è un press. C'è un po' di codice, diciamo, c'è un boilerplate che è pronto da, come dire, andare a in qualche modo a editare. Quindi ok, dammi il prossimo, qui non è ancora finito, maledetto compilatore. Diciamo che il primo output è veramente un dramma, però ci sta, dai. Allora, per accedere da codice ai componenti dobbiamo dichiarare in Pascal, nella Published Section della View Class,
Quindi se vogliamo manipolare il field image player dobbiamo aggiungerlo, perché comunque non va, come avviene normalmente con Delphi, mi pare di capire. Oddio, ok, ci è arrivato. Ok, mi fa vedere la mia interfaccia, è corretta, ok, è partito, quindi tutto a posto, grazie, funziona, ok. Quantomeno sappiamo che arriviamo in fondo alla compilazione. Ma se faccio un compile and run, abbiamo gli stessi tempi o... Compiling, fly down, standalone, thread support enabled. Vediamo se ripiglia tutto o comunque conosce quello che ha già... No, va a prendere degli OBJ, quindi fa, è già sul link, quindi vuol dire che al netto del principale il resto lo considera già tutto compilato, quantomeno le librerie, i file della libreria. Poi può essere che integrato con Delphi anche questa cosa diventi molto più veloce. Ok, diciamo che la cosa importante era, come dire, testare che non ci mettesse lo stesso tempo. Quindi qui non vengono aggiunti automaticamente, volevo capire se c'è modo di image player, double click image player, add the field, quindi lo devo aggiungere a mano, siamo sicuri che non ci sia modo di con un tasto destro o qualcosa del genere di mettere change class, no, questo lo va, componenti non visuali, code, no, lo devo aggiungere io, o almeno sembra all outside the bottom, non c'è magari un qualcosa che dica vallo a mettere in automatico come informazione, help for, no, non mi serve un help, qui non c'è un tasto destro, interact like a normal user, non ho ancora idea di cosa voglia dire, c'è la rotazione, ci sono physics, c'è l'animazione, niente, facciamo quello che ci viene detto, quindi qui andiamo a fare un image player di tipo tcastle image control, ok, e a questo punto questo ce l'abbiamo nella sezione published, ok, quindi possiamo programmarlo, lui dice ok. Il valore di questo campo verrà inizializzato automaticamente, perfetto, quindi messo nella published vuol dire che quando andremo a lanciare il nostro programma, qui dentro ci finirà il riferimento del controllo omonimo che abbiamo sull'editor. Quindi, in poche parole, l'editor produce l'interfaccia, fa da design dell'interfaccia, ma dietro dovremmo avere tutti e due i programmi attivi, sia Delphi o Lazarus o Visual Studio Code, e lavorarci sopra in modo da, come dire, gestire in un certo senso il codice mentre dall'altra parte andiamo in progettazione, perché altrimenti sarebbe un'idea, quindi effettivamente magari a tendere faranno una cosa di questo genere, ma mi pare che al momento non ci sia. Pascal Code within can now use the field, quindi vuol dire che a questo punto possiamo anche utilizzarlo, programmarlo. Nell'update qui mi dice player position changing to this, player position, quindi l'update mi pare di capire che sia assert label, ok, qui c'è l'avviso che se togliamo il controllo visuale qui c'è da togliere la label perché non lo fa in automatico, giusto, update player position to fall down, quindi qui c'è
state player position to fall down. Sì, non hai la configurazione, lo so, ti configurerò poi, ma userò poi, mi installo anche Lazarus magari, cioè così mi diverto un po' con quello. Dobbiamo fare una var player position, l player position di tipo t vector 2, perché è un vettore, ok, bidimensionale, quindi sarà un xy in questo caso. Quindi player position, due punti uguale image player punto translation, mi dice, faremo player position, secondo me non c'è neanche bisogno di fare questo giro, ma va bene, due punti uguale max, il massimo tra player position y meno second, sottrai secondi passati per 400 per non andare forse troppo veloce, e 0 in modo da non andare, cioè non, quando andiamo sotto 0 rimaniamo comunque sullo 0, ok, image player punto translation, del punto uguale player position a questo punto, quindi non ho ben capito perché non va a cambiare la y direttamente, ma hai usato la l davanti alla variabile, cioè hai più che ragione, facciamo così, seguiamo l'esempio, tanto le mie convenzioni contano poco. Quindi tutto il codice, mi viene da dire, va gestito in separata sede, cioè noi abbiamo un progetto fondamentalmente con solo file e nulla di visuale. La cosa che abbiamo diviso è un progetto che poi includerà delle risorse, che sono risorse JSON, che sono l'interfaccia, che però va progettata con quel programma esterno che va a mettere dentro, diciamo, si fa progettare visualmente, ci scrive questi file. Quando noi lanciamo la compilazione da fuori o da Delphi o da Lazarus, da un punto qualsiasi, compiliamo il codice introitando dentro quelle risorse che definiscono come l'interfaccia del framework deve essere mostrata. Quindi progettiamo la grafica di là, e qui il ok. Quindi Second Pass dice quanto tempo è passato dall'ultimo frame, non dall'inizio del perché mi aspetterei che, ok, perché giustamente non possiamo ragionare per frame, perché se c'è un momento di lag non riesce, è più lento a renderizzare, il gioco non dovrebbe andare a rallentare di tempo, dovrebbe mantenere lo stesso tempo, e quindi abbiamo i secondi trascorsi in modo che in questo modo teniamo il ritmo. Shoot scale all your movement by it, quindi dovremmo scalare tutti i movimenti, basare tutti i movimenti su questo, in modo da come dire, adattarci a qualunque velocità della CPU, quindi più veloce o meno veloce a fare i frame, noi comunque abbiamo un tempo di quanti secondi sono passati, teniamo il usiamo vector 2 che è un vettore 2D, sono due floating point x e y che abbiamo usato per calare la posizione, quindi coordinate bidimensionali, modifichiamo la y per fare scendere l'aereo e il max per non andare al di sotto dello 0, quindi dalla unit mat, che vediamo se no, non volevo andare su qui, non volevo scrollare qui, unit mat, andiamo a vedere se c'è già, c'è CC Utils, non la vedo, quindi sicuramente devo aggiungerla perché altrimenti non mi compilerà, quindi mat, ok, qui ce l'abbiamo. Quindi se io poi rinomino ad esempio la view, devo rinominare
di conseguenza anche possibilmente i file devo cercare di tenere allineati per non fare troppa confusione. Run the application and see the plane fall down. A naive approach to implement gravity. Sì, è un approccio un po', come dire, naif per la gravità, però per una gravità realistica c'è il physics engine, quindi abbiamo a disposizione anche un engine fisico che probabilmente la fa un po' meglio. Sì, qui mi aspetto che farà, che finirà completamente giù. Andiamo a vedere compile and run, vediamo se il nostro aeroplanino viene giù. Sarà interessante esplorare anche il motore fisico per vedere come, che funzioni ci sono dentro e se si riesce a fare palleggiare delle cose o fargli fare delle cose. Qualcosa dovrebbe esserci anche in Delphi, perché una volta aveva integrato il box 2D, che sono però più delle funzioni, quindi di calcolo, però questo invece è molto più visuale, quindi potrebbe avere un più senso. Come fatto l'Eggs, sta lanciando e ok, non si è schiantato, si è fermato lì, però a tutti gli effetti il codice l'ha eseguito, quindi per il momento siamo nel ventre della vacca. Reagire a un key press, quindi per reagire a un one time key press, quindi un tasto premuto, c'è view main press method, quindi dovremmo avere qui start, update, press. Ah, sono già tutti apparecchiati, stanno già tutti ingranati, quindi ha già ingranato tutto, bisogna solo per aggiornare. Si può anche controllare che tasti sono premuti nell'update in modo da aggiornare il movimento costantemente, cioè questo è tasto spot, cioè premo e qui mi è scritto è stato premuto, dall'altra parte nell'update dovremmo sincronizzarci per aggiornare l'interfaccia, possiamo andare a vedere se l'utente sta premendo o meno aiuto alcuni pulsanti di conseguenza. C'è un blocco di codice da aggiungere, quindi ok, faccio copia e incolla perché vorrei vedere qualcosa che gira. Allora, questo è ok, ci va aggiunto questa roba qui che fondamentalmente cosa fa? Dice prende la player position e poi la player position va aggiornata. Qui c'è questo move speed che non so da dove lo stia prendendo, o è una proprietà della vista o è una variabile da inizializzare da qualche altra parte, lo vedremo. Quindi diciamo il fall down c'è e rimane, giusto? Scusate, però probabilmente con la freccia in su riesco a sostenerlo un po' e destra e sinistra riesco a farlo spostare. Aiuto. Player position, quindi il codice va a vedere se nel container, nell'immagine, è premuto il tasto sinistra, destra, tutta questa roba qui, e aggiorna la posizione di conseguenza. Ok, mi interessava sapere, potremmo anche modificare direttamente image translation, come dice, però come dire, così è un po' più leggibile. This way the movement will be equally fast, a seconda del fatto che il gioco giri a 60 frame per secondo, più veloce più piano. Questo significa inoltre che move speed ha una costante, quindi definisce movimento per un secondo, quindi questa è una costante, non so dove sta, però possiamo vedere come c'è questa roba qui, c'è un colore random, vabbè,
image, cioè cambio del color. Ci vorrebbe il suono del biplano, questo ci arriva più, c'è tutto, comunque il tutorial è abbastanza completo ed esteso. Stasera sputo un polmone, adesso riusciamo a vedere forse se riesco a pilotarlo. Per me è già un ottimo risultato, perché lo vedo adesso e mi sembrava appunto un po' slegato, un po', però tutto sommato si fa utilizzare, non è così. Però preferirei avere un Lazarus dietro, così vedo come funziona, se funziona. Identify not found, cito container, ma c'è un errore nel codice, c'è un typo nel codice che hanno messo sul sito, perché c'è un container, ok. E questo move speed, però, dove c'è una reference che ci dice scusate, è una costante nel metodo, cioè va aggiunto proprio qui, cioè la definiamo noi in base al fatto di, perché va tarato, quindi più, se lo cambiamo lo rendiamo più veloce, più lento, ma una volta che abbiamo trovato quello giusto lo fissiamo, e quindi ok, dovremmo aver corretto gli errori. Companion run, vediamo se fa qualcosina di interessante, quantomeno se riesce a compilare. Se riesce a compilare e lancia tutto, devo essere pronto perché il gioco parte istantaneamente, quindi vabbè, tanto non è che mi cade, quindi vedi che fa il compiling solo del nostro pass della vista principale, e poi c'è tutto il linking che ci mette un po', perché effettivamente sono tanti file, bisogna ammettere. Vediamo se lo sta per lanciare. Ok, se schiaccio un po' in alto lo tengo un po' su. Diciamo che sembra quello delle walkie race, sembro Jack McQuack, come si chiamava, quello dei DuckTales che guidava. C'era un videogioco per Amiga 500 dove tu guidavi l'aereo e non è molto maneggevole, però risponde abbastanza bene, quindi siamo un po' bassi come FPS, ma ci abbiamo attaccato anche il debugger, quindi... ok, si potrebbe usare, è abbastanza facile, ma non così facile per... c'è proprio il suono del biplanino, magari lo step successivo, però sa che non riusciamo a farlo, così, quindi quando arriva giù decolla e... sarebbe bello anche che partisse, come dire, pianino e poi facesse... vabbè, ok, mi diverto con poco e quindi... però funziona. Ci sta come... adesso lo interrompo solo così, purtroppo, e quindi... ok, modify the play position, move speed, poi muovo l'aeroplano per gestire un tasto, una tantum, c'è... proviamo questo pezzettino così, dopo finiamo qui. C'è un result inherited, if result then exit, ok, quindi c'è qualcosa che gestisce dei tasti e quantomeno speciali, quindi se non c'è il suono basta fare vroom vroom, infatti è giusto, quindi ci si accontenta di poco. Ma... new code, adesso gli copio il codice sperando che l'abbiano scritto, a parte che è uguale a quello che c'è qui sotto, ma... se è lo spazio image player color, c'è questo vector random 1 e poi exit true che segnala che l'evento è stato gestito. Che roba è? Il color è una proprietà che consente di fare una tinta, diciamo è più una tinta, quindi gli dà una sfumatura, un tono di un certo colore.
Red and Green Color sono più scuri, 05 05 11. Interessante questo vector 4, per dire che c'è un array di 4 valori, quindi Red and Green Color, ok, sono R, G, B e alfa che è 1, quindi l'alfa 1 vuol dire che è completamente visibile, quindi invece in questo caso colore in modo random, sì, che va da, siccome random tra l'altro va da 0 fino a 1 come range, sta dosando dei diversi colori, quindi RGB totalmente casuali, come ogni volta che mi è premuto lo spazio sembrerà un pochino diverso. Il quarto, che è il componente alfa, rimane all'1, perché se fosse ad esempio 0,5 sarebbe mezzo, metà trasparente e metà no. Quindi questo però potrebbe essere utile ad esempio se vuoi mettere degli ostacoli, nel momento in cui incontri gli ostacoli ti diventa più rosso, ti diventa, cioè puoi fare, dare un feedback visivo in maniera che è abbastanza facile, basta che imposti il colore. E adesso vediamo com'è, perché chiaramente non mi aspetto che sia un fill, cioè totale, cioè che lui me lo... L'1 va intuito il canale alfa, sì, esatto, che è lasciato così per non renderlo semi-trasparente, anche se poi lo potrebbe anche essere, quindi... Want to press single key to watch. Quindi lui dice perché usare... La differenza è che sull'update vediamo il tasto in quel momento quando aggiorniamo l'interfaccia, mentre quel press non è una cosa che va a ripetizione, ma ecco, adesso è diventato viola, è diventato il barone rosso, brrr, un bel verdone, un altro verde, rosso, solito verde, arancione, bello questo è una bella tinta di... Però questo invece è una tantum, cioè se tengo premuto lo spazio, non se lo mettessi nell'update cambierebbe a ogni refresh, se lo metto nel press vuol dire che io l'ho schiacciato e tengo premuto, lui se ne frega, cioè gli dice hai schiacciato, finché non molli e non ripremi non c'è un press, se metti anche l'alfa random non lo vediamo più, poi inizia a lampeggiare, se diventa 0,01 non si vede più, però ci può stare come esperimento, quindi ok, se lo premo ripetutamente, quindi il press è una tantum, tipo un esci, un tab o qualcosa, mentre sull'update è un po' come dire ok, dobbiamo presentare il prossimo frame, quindi dobbiamo decidere che cosa far vedere, a quel punto dico quello che faccio vedere dipende da cosa stai premendo, e visto che nel prossimo frame ti devo dire dove si troverà l'aereo, decido di spostarlo in base ai tasti che trovo schiacciati e ci sta, come posso anche andare avanti, vado in... Oh, qui non ho messo però il limite, quindi il min, quindi posso uscire dalla schermata di sopra, non posso andare di sotto, posso andare in picchiata, però di sotto non posso andare, quindi ci mancherebbe il max a 0 anche sulle, che poi in realtà dovrebbe essere sì a 0, ma anche un max sulla destra, dovrei calcolare dinamicamente la dimensione della finestra. Comunque vabbè, questo è perché ci sta facendo prendere dimestichezza con quello che fa l'engine, e quindi qui vogliamo nel sole, guarda che scene idilliaca, ci fa fatica tenerlo però nello stesso punto. Infatti questi giochi mi fanno venire un po' il sistema nervoso, ma... ok, quindi... Perfetto, quindi lui dice perché quando usare press, quando usare update, dipende da quello che dobbiamo fare. Quindi se è un'azione, una tantum causata da un operatore, quindi... in questi casi c'è il press, nell'update è diciamo quello che tenendolo premuto ha un effetto costante, anche perché tutti facendo dei giochi usando gli eventi normali, usando un programma normale, il classico problema tipico è quello della ripetizione della tastiera, cioè si va a intercettare un tasto nell'applicazione, si fa un'azione, però cosa succede? Che quando tu tieni premuto
lui fa uno scatto perché magari legge il tasto e poi si sposta a scatti perché c'è la ripetizione di quel tasto. Mentre qui giustamente quell'update mi pone, cioè mi dice vado a fare una query e leggo al volo quali sono i tasti premuti, non c'è un concetto di inserisco la lettera e quindi un primo carattere che e poi c'è il delay e poi c'è la ripetizione, è un flusso continuo come dovrebbe essere, perché altrimenti sarebbe ingiocabile, soprattutto in questo caso. Ok, c'è l'interazione col mouse che è l'ultimo step, potrei anche quasi provarlo perché c'è proprio una riga di codice piccolina sul press, quindi mi dice se è attivo il mouse button left, container to local position, ah ok, lo sposta direttamente, sembra sulla posizione, quindi andiamo a vedere qui dentro. Ok, questo è l'esempio, ce l'ho già implementato, quindi exit true. Ok, se invece l'evento è un mouse button, fa image player translation parent, cioè prende la posizione, converte la posizione dal container to local, quindi dice tu ti trovi in questa posizione sull'immagine completa, la converto in una coordinata legata al container di questo, perché il concetto è che se clicchiamo su un punto dove c'è l'aereo è dentro un riquadro, quindi le coordinate che otteniamo sono riferite al riquadro, cioè se il riquadro non è in alto a sinistra nel bordo ma al centro dello schermo e l'aeroplano si trova nel bordo nell'angolo del riquadro, l'aereo è 00, ma io se clicco in realtà andrei a cliccare su una coordinata, cioè questo mouse button mi dà una coordinata generica dell'interfaccia, mi dà la coordinata dello screen, quindi io gli dico convertimi questo screen alla posizione riferita a questo controllo che contiene il mio aereo, quindi se il controllo è spostato mi vengono tradotte le coordinate per dire la posizione che hai cliccato non riferita allo schermo ma riferita al contenitore che è l'immagine, quindi a quel punto abbiamo le coordinate dentro l'immagine in cui spostare l'aereo e quindi dovremmo ottenere che cliccando lo teletrasportiamo, in poche parole, quindi compile and run. Banalotto se vogliamo, però comunque abbastanza, cioè anche abbastanza facile in questo caso da gestire, quindi veramente se premo spazio e faccio dei click alternativamente ogni volta chiaramente scatena un press, quindi perché lì c'è un exit, quindi vuol dire che chiaramente se io faccio le due cose assieme me ne prenderà una delle due, ma in realtà mi aspetto che lui generi, arrivino due messaggi e generi più press, uno per lo spazio e uno per il click, quindi ok, questo continua a funzionare, lo spazio continua a cambiare colore, tac, 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 ok, questo funziona, adesso provo gli spazi, vedi, intercetta comunque tutti e due, quindi non c'è un momento di mancanza o così, quindi riesce a farli tutti. Ok, quindi l'image player parent ovviamente è questa immagine, perché nella gerarchia là in alto vediamo che il player è dentro il background, che è dentro il group, quindi gli dico ok, nello schermo ho cliccato a 10:10, se questa immagine fosse più interna dovrei, se mettessi l'aereo 10:10 sarebbe nell'angolo del contenitore, sarebbe nell'angolo dell'immagine, in questo caso non fa testo perché comunque l'immagine si adatta a tutto lo schermo, quindi come dire saremmo comunque a posto in questo caso. Next step gestire le viste, però potremmo anche vederlo la prossima volta, anche perché si è fatta una certa, come si dice, quindi però sembra molto interessante, molto molto semplice da questo punto di vista, e quindi sarebbe, come dire, curioso approfondirlo un po' di più e farci un po'
come dire, di esperimenti per vedere che cosa, quali sono le, come dire, le capacità, le cose che è in grado di fare questo, questo framework da questo punto di vista, perché sembra molto 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 caruccio. Questo non ho capito perché mi si è aperto e per quale motivo, però cosa fai, no? Non andare a fare delle robe strane. Ok, così, no, interessante, potremmo dedicargli anche qua altro live per fare degli step un po' più avanzati, vedere i suoni, vedere delle cose magari un pochino più succose e magari fare, ideare qualcosa di... Poi mi guarderò un po' gli esempi, mi caricherò anche Lazarus o proverò a interfacciarlo con Delphi, così anche vediamo se è compatibile, se funziona, se la compilazione si velocizza anche un po', perché effettivamente... Chissà come si fa a muovere lo sfondo? Quello tecnicamente si potrebbe prendere una parte solo degli alberi e nell'update dire ok, a seconda dei secondi passati, determinare di quanto spostarlo in orizzontale e chiaramente quando siamo arrivati a un certo punto ripartire dall'inizio e quindi avere... Però non so se nel tutorial si fa questa cosa, però si potrebbe provare a implementare qualcosa di simile per vedere se i concetti sono chiari, per dire. Quindi può essere interessante da questo punto di vista. Molto 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 carino, dai. Comunque, essendo fatto comunque Pascal, eccetera, c'è tanta roba per uno che conosce. Ci vedo magari anche una cosa di business, se uno volesse rappresentare in qualche modo un'automazione industriale, una qualcosa in 3D, forse FireMonkey è più adatto, perché questo effettivamente c'è un po' più l'utilità, però dovessi pilotare una macchina, un automa, qualcosa del genere, magari è qualcosa che può, come dire, avere un suo senso da questo punto di vista, quindi... è comunque carino, comunque valido, c'è il 3D, ci sono tutte le risorse possibili, immaginabili, e quindi ci sta come tipo di... è un qualcosa che può essere utilizzato da questo punto di vista, quindi sperimenteremo anche un po', via, ci mettiamoci qualche cosa. Adesso vado con... E adesso sound. Chiedetemi pure senza remissione. Io non ho peli sulla lingua. Momentaneamente. Ci stava il buon Loris Batacchi, quindi... ok, dai, ci siamo divertiti. Magari la prossima settimana vediamo un pochino di altre cose. Adesso devo però preparare anche roba per la conferenza, perché nel... segnalare, come dire, che c'è il TDEFCON a ottobre, quindi non ero molto preoccupato, ma lo sono diventato adesso, perché da due sessioni, di cui una l'avevo proposta, l'altra era un po' di riserva, ma ne avevo proposta una sostitutiva, alla fine le faccio tutte e tre e quindi è un disastro. No, via, non è un disastro, assolutamente, cioè, non è. Però a ottobre, quindi c'è questo sitarello, così per chi può essere interessato, in realtà direi che si parla di tutto fuorché di Delphi, quindi ci sta a vedere così. C'è già un po' una timeline, adesso provo a cambiare il... aspetta che vado un attimo nella videata, così si vede il sitone delle sessioni, quindi c'è layout e non si vede un tubo, immagino, quindi layout techniques, c'è il buon Maurizio che ci parla di Git per oggetti, che questa cosa mi intriga, quindi novità di MVC framework, un framework MVC per fare applicazioni web in Delphi, che noi qui abbiamo portato su questo canale ormai 2 anni fa, quindi nelle prime live. Clean Architecture volevo portarla io, ma per fortuna la porta a lui, che non volevo capirci qualcosa di più e vedere qualcosa di più. Sarà interessata anche questi API testing, ma la sfortuna vuole che purtroppo sono in parallelo, io sono sempre in parallelo sulle cose che mi interessano di più.
gestire le viste in FireMonkey, e il secondo giorno c'è Porto Astro, che l'abbiamo visto anche su questo canale, però un pochino più in dettaglio con un paio di cose in più, e una sessione sulle Twitch API di Delphi. Sto facendo una libreria per interfacciarsi con le API di Twitch, ad esempio ho sperimentato e riesco a ottenere mentre siamo in live chi è connesso, informazioni su un utente, gli eventi, ci sono, se c'è in corso un evento, il titolo della live, i messaggi della chat, quindi c'è un API che consente di praticamente tirare giù tutto il necessario di fare. È una cosa un po' particolare, quindi ci sarà un po' da sudarla, ma adesso inizierò a lavorarci un pochino. Ci sono ancora degli spazi, vedo TB available, però qui c'è anche una parte su Docker. Io l'ho portata l'anno scorso, però un'ora è veramente poca per, come dire, approfondirla. Qui c'è, dovrebbe esserci Claudio, oddio, Claudio Piffer, quindi forse quest'anno c'è possibilità che chi faccia queste sessioni riesca a capire cos'è, e non a differenza di quelle che ho fatto l'anno scorso e il seminario che ho fatto al Delphi Day. Però ci sta comunque in due parti, perché è troppo grande come argomento da portare, e comunque gli sviluppatori di Delphi devono darci un'occhiata, perché anche per un database, per mettere in piedi, cioè per far partire un servizio o qualcosa, il buon Docker può essere molto utile. Non è una cosa, cioè per chi sviluppa in Delphi è meno, come dire, importante, perché noi facciamo degli exe, quindi non abbiamo molte dipendenze da un certo punto di vista, però ad oggi, se si parla di microservizi, bisogna integrare con vari tool le sessioni, cioè bisogna in qualche modo far sì che questi siano dockerizzabili, perché bisogna fare il deploy di un'architettura che contiene, oltre al nostro software, anche dei tool, dei database, quindi va creata in ambiente di sviluppo e va portata in Effective User System JSON, mi interessa molto. Quali sono quelli in parallelo con le mie, così vedo che mi perdo? Quella su Docker, ok, e quella su HTMX, che si basa su, che devo un po' approfondire, che ero curioso di vedere cos'era. Dovrebbe essere un HTML come dire interattivo, ma senza bisogno di scrivere codice JavaScript, e quindi insomma, ci sarà un po' di roba da fare. Quindi tre sessioni sono una bella botta, quindi, però è una bella conferenza, quindi la consiglio anche a chi non sviluppa in Delphi, anche perché poi si parla di Docker, si parla di HTMX, quindi di standard aperti. Questo Flyway sicuramente è un tool che si può utilizzare con Delphi, ma non solo in Delphi. Io parlo di Astro e testing delle API, quindi ci sono delle cose che sono clean architecture. Può essere tranquillamente un discorso generale rapportabile a tanti altri linguaggi, quindi di per sé, come dire, poi l'ambiente è molto divertente, perché chiaramente c'è un'accoglienza straordinaria, le persone sono molto simpatiche, si mangia, si beve assieme, quindi ovviamente si parla di tutti i problemi che abbiamo durante l'anno di programmazione, quindi sarà impegnativa per tutte queste, tutte e tre le sessioni, però vabbè, adesso lì cercherò di iniziare a preparare il materiale, quindi quantomeno ce li ho il secondo giorno, tutte e due, però il primo giorno ci sarà da morire, per cui ok, quindi dovrò mettermi sotto, però almeno si vedono delle cose interessanti, fanno cose interessanti. La data è sono due giorni, 26 e 27 ottobre a Roma, quindi nella sede di BitTime, che è questa azienda che è comunque una sede su più piani, si sviluppa in verticale, ci sono
Tra l'altro i nomi delle sale, Kirk, Spock, quindi è tutto in tema, per cui su alcune cose sono abbastanza curioso di vedere, diciamo, di cosa si parla, perché può essere abbastanza interessante da approfondire. Quindi in realtà dovevo andare anche a un'altra conferenza che c'era a ottobre, non a portare qualcosa ma come utente, ma in concomitanza c'era una sessione di un corso di piadine e ho optato per il corso di piadine. Ammetto le mie colpe, quello non ho ceduto e sono 3 anni che cerco di fare quella giornata di piadine, che ho voglia di spignattare, però per un motivo o per l'altro è sempre stata rinviata e stavolta vergognosamente ho, come si dice in inglese, ditching, cioè ho skippato, ho saltato la parte, sono andato direttamente sul very well. Ok, così ho dato anche le news. Se non farò live per un certo periodo sapete perché, ma cercherò comunque di esserci in ogni caso. Adesso magari appunto vediamo un po' questo Caster Game Engine e poi vedremo altre cose. Ok, siamo tanti pochi, non lo so perché non vedo un tubo, guardo se c'è qualcuno di interessante. Adesso chiudo questo Game Engine che mi sta tenendo la CPU al 120%, ma in realtà la colpa non è sua, ma è di OBS che... o c'è qualcuno che sviluppa... devo tirare... infatti porto anche quella Twitch API perché voglio raccontare anche un po' di Twitch e voglio portare un po' di gente a fare, come dire, un po' di live o quantomeno a partecipare alle mie, che non è una cosa... no, anche se, come dire... perché vai sul mio canale, che non ti ho detto di andare sul mio canale. C'è Crossplay che si diverte, c'è nessuno che sviluppa stasera qualcosa di particolare, quindi qualcuno che faccia software, pare che non mi propone mai come categoria la mia categoria, per dire. Programmazione, coding, ma non mi ha preso i nuovi hashtag. Mamma mia, che testone grande che mi si vede in live, una roba. Quindi adesso vado a vedere se c'è qualcuno che fa, però mi sembra c'è un Tailwind qui, però è spagnolo, quindi English, Spanish, niente da fare. Italiano dobbiamo portare un po' di gente, quindi per fare un pochino di cioè, c'è molta gente che sviluppa, vedo di React, Tailwind, però sì, in italiano bisogna trovare un po' più di gregari di gente che venga a sviluppare. Well, niente, direi che per questa notte dai la mettiamo lì, se no c'è Emulare che passione, c'è anche Snake che gioca Resident Evil, che giocano Max Payne, cioè ricordi che fa Max Payne, se lo vedo mi torna voglia di giocarci praticamente subito perché è un disastro, ma vabbè, in questo caso dai siamo in pochini, la chiudiamo qui, via, dai, per stasera non andiamo a disturbare nessuno. C'è un indie horror development con Unreal, ci sono un po' di gente che sta facendo cose interessanti, solo che non sono confident, non li conosco, non li seguo, quindi vedo anche una schermata di... ci sta solo Lara Croft, l'abbiamo raidato una volta, come infatti ogni tanto mi compare, mi sembra, come... a che sta giocando? Vado a vedere il live che faceva il gioco di Harry Potter, e quindi starà giocando a Party Animals, no, My Friend Peppa Pig. C'è un videogioco di Peppa Pig addirittura, quindi poi in chat secondo me starà o sta per chiudere.
Cioè 10 ore di live ha fatto la maratona. Madonna. Maratona, in live da 10 ore, quindi... Una volta lo farò anch'io, però la live... Ma dovrò mettere un monte premi, dovrò mettere le... Ci metterò la barra, metterò gli abbonamenti, perché... Quando non sai che da dare, rai da lei. Ah, è una garanzia di... Domani venerdì si lavora, esatto, devo finire il corso MongoDB. Dai, proviamo a raidare lei, visto che c'ha la maratona, quindi forse non chiude, perché non chiuderà proprio adesso, quindi... E noi direi ci vediamo next week, giovedì forse, però adesso devo vedere che è una settimana un po' impegnativa, quindi però come sempre ci sono i canali Telegram, ci sono sempre le varie cose dove essere aggiornati, non c'è chat, non c'è disturbo, ci sono proprio solo gli annunci delle live, quindi ho il calendario sul mio sito e quindi o i soliti social, quindi trovano i link nel canale. Grazie come sempre per la compagnia, abbiamo fatto volare l'aeroplanino, quindi diciamo, potremmo dire siamo contenti, il rumore l'abbiamo fatto a mano, la prossima volta lo mettiamo come suono, quindi trovo già un elicottero, me lo vado a cercare che sia da usare, così ce l'abbiamo già pronto. Bando alle ciance. Buonanotte di nuovo, buon weekend a tutti e alla prossima. Ciao a tutti e buonanotte. Ciao ciao.